Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. L'ospedale Capilupi di Capri non ha pace. Accade di tutto. Questa è proprio l'ultima e forse è tra le cose più significative. Questa è la piazza di arrivo delle ambulanze del 118, nonché di qualsiasi altro mezzo, fornitura, biancheria, qualsiasi altra cosa. Questa rampa sta per essere chiusa perché sarebbe pericolante. E tutto questo avviene all'improvviso, senza che nessuno riceva comunicazioni di questa cosa. Ma vi rendete conto? Poi stranamente siamo alla soglia di ottobre, poco prima che si spengano le luci su Capri, ed emerge il problema che questa rampa è pericolante. Ma la rampa non era pericolante anche il mese di giugno, di luglio, di agosto? Ecco le ambulanze che stanno lasciando il Capilupi, perché ora verrà interdetto l'accesso all'ospedale. E quindi un'area di parcheggio che non è a norma, stanno andando a parcheggiare le ambulanze dell'emergenza. Noi cerchiamo sempre l'intelligente di turno che ha disposto questa cosa, senza aver predisposto prima una soluzione di emergenza seria. Guarda in che condizioni non lo fa la manovra, mezzi di emergenza. Se la rampa per l'accesso alle ambulanze in emergenza non è agibile, guardate un po' cosa c'è qui, guardate in che condizioni è qua a terra. E qui vuol dire che per l'ufficio tecnico, se quella rampa non è agibile, questo è estremamente più di agibile, siamo veramente al colmo, io non ho più parole. E anche il carrellino che serve le zone alte di Capri è pronto per uscire, che il carrellino elettrico in pratica andrà a essere posto vicino alle due ambulanze, per cui sarà una tragedia uscire in emergenza. Ecco adesso che stanno chiudendo, dicendo Capilupi. Ma tra le altre cose c'è anche un problema di ricarica della piccola ambulanza. Ora stanno portando il caricatore sulla barellina che serve l'ambulanza. Tenete conto che qui al mattino hanno accesso i dializzati con i carrelli del comune. Notiamo questa fase di manovra del lettino che oggi come paziente ha il caricatore dell'energia per il carrello elettrico. Tanto in ospedale ovviamente il personale che fa il suo lavoro e lo fa bene, con coscienza, sta cercando di organizzarsi, ed in pratica le ambulanze arriveranno qui per fermare il traffico a qualsiasi ora del giorno e della notte, affinché gli operatori possano operare in sicurezza e in serenità e trasportare il malato passando davanti alla sala mortuaria in tutta una zona che è completamente fino a fare il pronto soccorso. Cioè, gli operatori stanno cercando di organizzarsi per garantire il servizio. Sto chiesto l'asilo ai vigili urbani poi di bloccare il traffico quando opererà l'ambulanza del 118. E poi tutto avviene in una zona al 90% scoperta. Qui dobbiamo sperare anche che non piova. I vigili urbani stanno informando subito il comando di questa emergenza. Il sindaco sappiamo che sta rientrando velocemente per occuparsi anche di questo problema. Cerchiamo di vedere se riusciamo a parlare con questo signore dell'ufficio tecnico dell'ASL di Napoli che ha disposto la chiusura della piazzola di accesso alle ambulanze e dei mezzi di soccorso. Buongiorno, salve, sono Felice Spinella. Non posso lasciare rispondere. No, io non in nulla, solo se sei voi il responsabile di questa operazione. No, perfetto, si è squagliato molto velocemente. Veramente siamo al
Ma più che là, che l'assurdo, eh. Dobbiamo uscire con lui, no? Ma tenete conto che il paziente in emergenza al 118 passerebbe in un'area dove ci sono anche i rifiuti ospedalieri. Cioè qui veramente si gioca sulla pelle della gente. Fregandosene completamente. Cioè prima di chiudere la rampa da là devono preparare, non dico molto, un piano di emergenza, almeno creare una pensilina per l'accesso che effettuerebbero all'ospedale direttamente. Per oggi è tutto, grazie.